nord. Quando c'è bassa marea si quando c'è fare. Bassa marea si passa. Sapo e qui tutto. C'è la nostra storia, 10 anni di cammino dal 2006 quando siamo nati come associazione, nel 2016 quando abbiamo aperto l'ostello. Questo sì. È un ostello che a oggi ha accolto siamo quasi a 1100 pellegrini che passano lungo la via Francigena, diretti verso Roma oppure si fermano Siena, dipende. È la nostra storia, un po' curiosa a volte con i soldi. Sono tutti bravi ragazzi. Magari adesso non so se il prossimo anno, però adesso noi siamo con la Regione Puglia. C'è un progetto, un Interreg Italia e Tiro, una regione della Grecia, con la quale si stanno valorizzando proprio i camminamenti. E la regione individuerà circa 4, forse 5 località in Puglia, tra cui c'è Brindisi. Noi abbiamo un ostello che ormai diciamo è in stato di abbandono. E con loro, adesso proprio abbiamo fatto ieri pomeriggio, abbiamo fatto il sopralluogo e possiamo rientrare in questo progetto e quindi riqualificheremo l'ostello che può essere una tappa per chi come voi ecco fa perché ce ne sono parecchi sia sulla linea della Via Appia, la via Francigena e poi anche in connessione appunto con la Grecia, con l'Epiro. Quindi ecco può essere una tappa. C'è un progetto proprio su questo. Eh sì, no? È verso l'Oriente magari. Sì, c'è un progetto protettivo, un Interreg su questo. Se, speriamo adesso. Se la salute, le gambe tengono. Ecco, magari la prossima volta. No, nel tronco ho deciso che facciamo. Potrebbe essere ospite.